Salve cari amici, eccoci qui per la rassegna stampa di oggi, della seconda edizione di oggi, 22 gennaio 2018. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con gli articoli. Berlusconi condannato per frode fiscale. Dopo la flat tax dice galera per chi evade. Aumenteremo pene come in USA. Silvio Berlusconi che promette pene più severe per gli evasori, anzi la galera. È successo domenica sera durante l'intervista data dall'ex cavaliere Massimo Giletti a Nonella Arena sulla 7. Berlusconi condannato in via definitiva per frode fiscale, ne ha parlato al termine di un passaggio sulla flat tax e quella che lui stesso definisce rivoluzione del fisco. Riciclaggio, chiesto il rinvio a giudizio per Gianfranco Fini e Tulliano e Corallo. L'inchiesta con contatto dal PM Barbara Sargenti della DDA di Roma coinvolge 10 persone, tra cui anche l'ex parlamentare Amedeo La Boccetta, e riguarda i profitti illeciti del re delle slot, Francesco Corallo. Impiegati secondo chi indaga in attività economiche, finanziarie e in acquisizioni immobiliari. Tra queste anche l'appartamento a Monte Carlo di Alleanza Nazionale. Elezioni. Renzi dice: ho proposto a Padoan di candidarsi nel collegio di Siena. Questioni banche affrontate in modo innovativo. In un'intervista all'emittente fiorentina Contro Radio, l'ex premier ha chiesto che la decisione di presentare il titolare del dicastero di Via 20 Settembre nella città di MPS è anche una risposta alle critiche ricevute dal suo esecutivo. Dice: noi non abbiamo salvato le banche, ma migliaia e migliaia di correntisti. Se lo dice lui. Cassino, si è suicidato il padre accusato di stupro della figlia 14enne in un tema. L'ordinanza dice: è già successo alla sorella. L'uomo, 53 anni, era un agente della polizia penitenziaria con problemi di gioco d'azzardo e per questo sospeso dal servizio. Gli era stata concessa la misura del braccialetto elettronico. Si è impiccato lunedì mattina all'interno di una vecchia chiesa. Elezioni. Nel PD scoppia il caso deroghe. Giachetti e Valente hanno doppio incarico, rinuncino o niente candidatura. Il Nazareno deve studiare un modo per arginare l'incompatibilità tra il ruolo di parlamentare nazionale e la carica di consigliere comunale nei comuni con più di 15.000 abitanti. Da un anno e mezzo stanno di fatto violando questa norma, sia l'ex candidato sindaco di Roma, sia l'ex aspirante prima cittadina di Napoli, entrambi deputati e consiglieri comunali. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i nostri programmi.